Eccoci qua all'aeroporto di Bucarest, abbiamo appena visto come hanno atterrato i nostri pazienti. Qui dietro a me è l'aeroporto di Otopeni, un aeroporto grandissimo e come vedete anche ci sono i vari taxi che stanno qui tutti in fila pronti per portarvi alla vostra destinazione. Abbiamo davanti la stazione centrale di Bucarest. Questa qua con un euro vi potrebbe portare fino alla nostra clinica, però ovviamente è molto più semplice prendere il taxi, dire la vostra destinazione e arrivare all'hotel, però fino ad ora ci siamo noi qui ad incontrarvi e infatti è quello che stiamo per fare ora perché stiamo andando ad incontrare i nostri pazienti. Andiamo, Vasi. Pazienti arrivati, li abbiamo incontrati, ciao! Ciao, mi chiamo Enzo, arrivo dall'Italia. Io sono Emanuela, sì. Maveglia, arrivo da Milano. Sì. Benissimo, il viaggio bene, fa caldo. Sono emozionata, sono contenta. E hai fame? Io ho fame. Oh, che bello! Andiamo a vedere il bagno. Ti piace il bagno? Molto, molto bello anche qui, vediamo com'è fuori. Qui abbiamo l'albero. Abbiamo visto la camera, è veramente bella. E la vista sarebbe questa che ho io dietro le mie spalle. Ora vi sto per mostrare la parte più bella di questo albergo, che si trova proprio qua. Quindi qui potete stare tranquilli dopo i vostri interventi, potete prendere anche il coso da pescare. Com'è? Si chiama in italiano? Che io non lo so. Praticamente questo hotel viene emesso, anzi è posizionato proprio nel parco più grande di Bucarest. E infatti c'è una tranquillità pazzesca. La cosa più bella di questo albergo è proprio il terrazzo e non dimentichiamoci che è solo a 2 minuti dalla clinica. Siamo arrivati al parco Herastrau e ora stiamo andando ad esplorarlo perché è tutto nostro. Il bello di questo parco è il fatto che è stata la natura che lo ha creato e poi che non è proprio distante dalla clinica, è vicinissimo, noi siamo neanche 1 chilometro per arrivare qua, quindi e poi queste cose sono veramente belle, io e i Vasi ce le stiamo godendo al massimo, vero Vasi? Ciao ragazzi! Allora, vi volevo far conoscere Manuk Bey, lui è il nostro prossimo paziente di sostorismo dentale, ma in realtà ovviamente scherzo perché vi voglio presentare un posto, praticamente è un ristorante, ma in realtà è un ristorante che è stato fondato una locanda nel 1806 da Manuk Bey, un negustore, praticamente il più ricco negustore di questa zona che ha creato un mini palazzino, se lo possiamo chiamare così, e che oggi è diventato un ristorante. Un'altra curiosità che volevo dire su questo posto è il fatto che qui venivano firmati anche i trattati di pace, qui è stato firmato il trattato di pace russo-turco, quando c'è stato, diciamo, la guerra tra Russia e Turchia, qui è stato firmato il trattato di pace, proprio nella locanda di Manuk Bey. Ora andiamo anche noi ad esplorarlo e poi vedrete anche voi cosa ne potete mangiare qua, che bontà! Stiamo già mangiando, ci hanno portato la zuppa. Enzo ha detto che è buona la Molto zuppa. Buona. Delicata. Buona? Mi sa che la mangerò anche domani. Qui a Bucarest, che da ieri a oggi abbiamo visto che puoi mangiare tanto con pochi soldi. Tipo oggi mangeremo con 5 euro a persona, ma poi vi faremo vedere le portate, che ce ne sono tante. Anche ieri quando siamo andati abbiamo mangiato veramente tanto. Sono tutti quelli che hanno preso anche via con loro, ma ci hanno portato... Mi sembra il fegato fatto alla veneta, buonissimo. Buono? Buono, molto buono.
Sono contenta che vi piace. Te invece, ora abbiamo assaggiato i involtini con la verza, che sono un tipo di, cioè un piatto tipico tradizionale rumeno, anche moldavo. E come ti è sembrato, Manuela? No, buono. Buono? Molto, sì, particolare. Poi io adoro la polenta, le verdure. Ragazzi, ma qui è vero che si firmano i trattati di pace? Un trattato di pace abbiamo firmato pure noi con i pazienti. Con 50 grammi di palinca, il trattato di pace è andato proprio alla grande. Oddio! Ciao ragazzi, ora vi voglio presentare il nuovo ragazzo che lavora nella nostra reception. Buongiorno. Ciao. E che vengono utilizzate per... questo non si può vedere.